Le lumache ed è consistenza orribile. È mangiabile, cioè. Facciamo che oggi mi butto sul bere, che sennò qua. E buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con un nuovo video. Siamo qua a Parigi. Oggi andremo a provare tutti i prodotti tipici di questa città. E voi vi chiederete, croissant? No. I dolci li andremo a provare in un altro video che uscirà prossimamente. Quindi in questo video assaggeremo solo cose salate, tipo le baguette o le lumache, Danny. Quelle non so se le proviamo, comunque avete capito, ecco. Non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito con questa degustazione. Iniziamo questo viaggio assaggiando la baguette parigina. L'abbiamo presa dalla Boulangerie Mozart, in cui abbiamo preso anche delle brioche. Uscirà un video a riguardo in cui includeremo tutti i dolci di Parigi. Ma adesso andiamo a assaggiare queste due baguette. Una e una due. Io l'ho presa col salamino, mentre Danny... È prosciutto e formaggio. Andiamo all'assaggio. Il ripieno magari non è granché, è molto secco rispetto magari a un ripieno napoletano, ma il pane, la baguette è veramente buona. Voto 8, mentre il prezzo 3,90€, secondo me ci sta un botto. Ma che cos'altro si mangia in questa città? Andiamo al prossimo. È arrivato il momento di provare le crepe. Siamo dal Braise Café Paris. Proveremo una crepe salata che sarà in questo video e una dolce che sarà nel video dei dolci di Parigi. Ragazzi, abbiamo preso una crepe salata che sembra veramente buona e anche particolare. Vi lasciamo gli ingredienti qua in sovraimpressione. Mi raccomando ragazzi, se venite qui a Parigi chiedete una crepe d'eau perché ve la danno gratis. Sarebbe una carafa d'acqua. È arrivata la galette salata. Andiamo all'assaggio. L'impasto è buonissimo. Il ripieno non l'ho ancora provato. Andiamo all'assaggio anche del ripieno. Non pensavo, ragazzi. Sono partito prevenuto perché pensavo non mi piacesse. Invece è veramente, veramente buono. Ti piace? Vero che è buono? Ragazzi, questa è la situazione esattamente 2 minuti dopo. Cioè, l'abbiamo spazzolata. Voto alla galetta o alla crepe salata, come si suol dire. Un inaspettato 9. Veramente, sì. Veramente buona. Anche per me, era molto buona. Prezzo 16,50, però ci sta perché si sente la qualità. E comunque il ripieno era un po' particolare. C'erano ingredienti mai visti, mai sentiti. Ci vediamo alla prossima scoperta gastronomica. Qui a Parigi. Ragazzi, oggi siamo dal Relais dell'Entrecotte a provare l'entrecotte. Sì. Raga, qua c'è un menù fisso, quindi non possiamo scegliere. Ci hanno portato un'insalatina, poi ci arriverà l'entrecotte, che è una carne di manzo con le patatine, le mie preferite. Assaggiamo questa insalatina, ci sono anche delle noci. Già condita alla perfezione, buonissima. Che voi dite ragazzi, un'insalatina, ma veramente buona. Io sto ancora mangiando e Danny, ma come, ha già finito? Danny, hai mangiata tu o chi l'ha mangiata? Di la verità. Ragazzi, voto l'insalatina un bel 7. Raga, è arrivata la carne. Sì. Tra l'altro non vi ho detto, ma è free refill, quindi appena finiscono le patatine se ne portano altre. Buona? Assaggiamo. Buonissima, morbidissima. Guardate ragazzi. Ragazzi, assaggiamo le patatine. Sono una roba assurda. Forse le migliori patatine che abbia mai assaggiato. Sono croccantissime e buonissime. Danny, assaggia anche 2 patatine. Buone, eh? Abbiamo finito la prima portata, è arrivato il free refill ed eccoci qua, di nuovo pieni come prima. E Danny già che rinizia a mangiare. Voto l'entrecotte 9, voto le patatine 10, le migliori che abbia mai provato. Voto l'entrecotte 9, voto le patatine 9,5, 10 meno perché erano buonissime. Anche per me le migliori che abbia mai mangiato. Prezzo? 58 euro a testa. Dai. L'acqua era gratis quindi abbiamo pagato. Ah, mi sei informicato. Dai, il piede. Ce la facciamo. Prezzo? 58 euro quindi 29 euro a testa. Un po' tanto ma ci sta perché qualità altissima. E io volevo ancora e tu no. E quindi non mi è andato più niente. Esatto. No, c'è il free refill, quindi ci sta. Voto complessivo 9,5 secondo me. Ci vediamo al prossimo e forse... Locale. Ci vediamo al prossimo... Locale. Parigino. Ragazzi, purtroppo è arrivato il momento. È l'ultima sera qui a Parigi. Per questa ultima cena siamo qui da Bouillon Chartier, dove proveremo per la prima volta la vera cucina tipica parigina. Come vedete c'è tanta fila, speriamo che questa attesa ne valga la pena. Ci vediamo direttamente dentro e vediamo cosa prendere. Ragazzi, c'è la sangria. Io vado matto per la sangria. L'ho assaggiata una volta e mi sono innamorato. La devo prendere assolutamente. Ragazzi, come antipasto abbiamo preso thin slice of pig snout with vinaigrette, che sarebbe dei pezzi di maiale con la vinaigrette, che dovrebbe essere una roba francese, quindi la proviamo.
vediamo. Dopodiché, come primo, abbiamo preso duck confit con roasted potatoes, quindi patate al forno e anatra, che io non ho mai assaggiato, quindi vediamo com'è. Infine prendiamo un altro primo, frankfurter sausage e french fries, quindi patate fritte e una salsiccia würstel, tipo, vedremo com'è. Ragazzi, è arrivato tutto in un colpo, vi faccio vedere. È arrivato il piatto con i würstel che vi dicevamo, con le patatine fritte, l'anatra con le patate al forno, questi qua che sono di maiale, vediamo come sono, il pane e la sangria. Ragazzi, andiamo subito all'assaggio. Danny assaggia subito le patatine fritte. Assaggiamo il würstelino, Danny. Buono? Normale? No, non tanto buono. Non partiamo benissimo, però vediamo se piace a me. Effettivamente sono un po' più alte le patate. Andiamo col würstel. Per me è un 6 e mezzo, niente di che. Raga, anche per me è un 6 più, 6 e mezzo, non di più. Danny, ci siamo dimenticati l'antipasto, siamo partiti subito così. Lo provo io, ragazzi, dai, se ho coraggio, perché guardando la sua reazione, assaggiamo. Cosa fai? È acidissimo, il maiale è durissimo, consistenza orribile. No, non... 4, 4. 4 anch'io, proprio non è mangiabile, cioè. Andiamo con l'oca, va, speriamo bene, almeno quella. Prima le patate al forno, buone? Preferisco quelle fritte. Ah, stasera male male. Dai, confidiamo nell'oca. Buona? Dai, ti prego, almeno quella. Voto? Allora, l'anatra 7, mentre le patate 6 e mezzo. Assaggiamo queste patate. Sono patate lesse. Assaggiamo sta oca, sta anatra, sta papera. Non ho mai mangiato un'oca. Andiamo all'assaggio. X, voto al piatto 6 e mezzo. Facciamo che oggi mi butto sul bere, che sennò qua. Andiamo di sangria. Questa è buona, questa è buona. Voto un 8 e mezzo. Buona qualità. Comunque vorrei provare un profiterol francese che non abbiamo mai provato. Ma questa parte uscirà nei video dei dolci, quindi mi raccomando, attivate la campanella se non volete perdervelo. Prezzo totale senza il dolce 30 euro. 15 euro a testa, ci può stare, però la qualità... meglio spendere poco di più e se ha una qualità migliore, secondo me. Anche perché nella creperia abbiamo pagato più o meno come adesso ed era molto più buono. Quindi raga, voto complessivo 5. Sì, effettivamente non ve lo consigliamo, se dobbiamo essere sinceri. È stata l'unica nota negativa di questo percorso culinario parigino. Ragazzi, questo è stato l'ultimo locale che abbiamo provato qui a Parigi. Non abbiamo chiuso in bellezza come volevamo e speravamo di fare, però le altre cose che abbiamo provato ci sono piaciute tutte, anche molto al di sopra delle aspettative che avevamo, ecco. Quindi, a parte quest'ultima nota negativa, nel complesso molto bene. Ci sentiamo di dare un 9 complessivo comunque alla cucina, diciamo, francese. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciate un like, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video qua a Parigi. Ciao ciao! Ciao.